Da questo è già partito, quella dell'ente fiera, che non è proprio piccola. Quella è work in progress avanzata, nel senso che noi abbiamo esaminato alcuni siti e alcuni dove avremmo dovuto costruire su un terreno libero, altri dove avremmo dovuto rilevare un immobile. Io ho fatto una cosa molto semplice, ho preso tutti gli operatori che operano nel settore fieristico e li ho portati a vedere dove si poteva fare. Ho avuto la soddisfazione di vedere che erano tutti d'accordo, mi hanno scelto un sito all'interno del centro commerciale all'ingrosso di Catania, a cui avevo fatto accenno prima, una struttura di circa 9.000 metri quadri, 9.000 rotti, quasi 10.000, che poi è soprattutto un grande vantaggio, a fianco a uno spazio enorme ancora edificato, di proprietà del comune di Catania. Allora io ho avviato una trattativa con i proprietari, con cui sono a buon punto, ho avuto un'offerta, essendo un ente pubblico ho dovuto far fare una prima valutazione e l'ho fatto fare all'ufficio del catasto, perché non mi potevo rivolgere a un mediatore privato, altrimenti qualcuno avrebbe potuto pensare male. Sto dando un secondo incarico ad una società di sistema, alla Tecnostrutture, che è una società del sistema Unioncamere Camere Nazionali che fa proprio queste cose, in modo che poi io mi troverò con una valutazione pubblica, quella del catasto, e mi troverò con una seconda valutazione altrettanto pubblica, che è quella di Tecnoimprese, che però è più manageriale, l'altra è fatta su basi un po' più alchimistiche. Vedremo i due risultati, sulla base di quello vedremo se il prezzo offerto è idoneo o se pure dobbiamo chiedere un abbassamento del prezzo, quindi una trattativa normale. Una volta conclusa questa operazione, anzi in contemporanea, stiamo conducendo avanti un tentativo di accordo che direi addirittura d'arrivo con il Comune di Catania, il quale Comune di Catania dovrebbe in questa fase, perché non può far altro, fare un patto con noi per entrare come socio nel costituendo ente fiera. Quindi faremo un ente fiera dove la Camera di Commercio metterà l'immobile, il Comune di Catania metterà uno spazio di terreni che abbiano lo stesso valore dell'immobile, in modo che saremo soci al 50%. Contemporaneamente ho incontrato l'assessore regionale alle infrastrutture e il presidente della regione e gli ho detto: sarebbe bello se anche l'ente regione entrasse anche con una quota di minoranza, anche senza mettere soldi, perché non occorrono soldi in questo momento, ci interessa che magari ci facciano alcune opere. L'uscita dal carcere di Bicocca a 700 metri con un passaggio di circa 200 metri molto stretto, se ci facessero un ampliamento di quella strada sarebbe un bel lavoro, se ci permettessero di fare un ulteriore ingresso riservato vicino ancora meglio. Quindi voglio dire, alcune opere, tenga conto che là c'è già un'area del Comune di Catania che è già destinata a struttura alberghiera, quindi no, la potremmo domani, noi il comune, un privato al comune lo vorrà dare, a noi quello non interessa, realizzare un albergo che potrebbe essere sinergico anche sia per l'aeroporto che per l'ente fiera, perché siamo a 1,5 km. Poi teniamo conto che lo stesso aeroporto ha in progetto di realizzare un albergo, e ecco che questo diventerebbe un grande polo degli affari, faccia conto, ente fiera, aeroporto, porto. Ecco che questo diventerebbe un grande polo degli affari. Ecco che questo diventerebbe un grande polo degli affari. Questo diventerebbe un grande polo degli affari.